intanto vorrei dare la parola al professor Francesco Genitoni, che è il curatore del Museo della Ceramica, e ci spiegherà lui cos'è. Intanto io ringrazio e vorrei ringraziare con un applauso Serena, che ci lascia per la relazione. Grazie a lui, grazie Alessio, grazie Serena, complimenti per questa iniziativa che è stata splendida, per essere riuscito a richiamare qui tante imprese da tutta Italia. Complimenti a voi per il lavoro che fate. Grazie mille, e c'è qua con me Francesco Cortafari di Future Lab, che vi accompagneremo negli ultimi tre interventi, partendo dal professore. Buonasera a tutti, anche da parte mia, grazie per l'invito. Io sono curatore di Mano d'Opera, che è una sezione del Museo della Ceramica nel Castello di Spezzano, comune di Fiorano Modenese, inaugurata nel 1998, per raccontare in modo didattico la storia della produzione ceramica nel nostro territorio dal Neolitico fino al giorno d'oggi. Mano d'Opera è una nuova sezione inaugurata nel 2014 dal Comune di Fiorano, con il contributo finanziario importante della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Sottotitolo di Mano d'Opera è L'uomo nobilita il lavoro. Vuole raccontare, il suo obiettivo è di raccontare la storia degli uomini e delle donne che hanno fatto la ceramica del distretto modenese-reggiano. Per molti anni abbiamo raccolto fotografie, filmati, oggetti, macchine, strumenti, tutto quello che è ceramica, prodotti di sponsorizzazioni sportive, ma soprattutto abbiamo raccolto molte testimonianze dei protagonisti, della manodopera, appunto, di chi ha lavorato in ceramica, anche dei tecnici, degli imprenditori. E abbiamo realizzato 4 volumi: La terra, il lavoro, l'ingegno e il mondo, appunto con queste testimonianze. E tutti questi materiali sono confluiti in questo allestimento multimediale. Il multimediale è al servizio dei tanti contenuti che abbiamo raccolto. Ci sono tavoli touch, tavoli che raccontano la storia in modo cronologico, però tutte le fotografie con le schede e testi che accompagnano le fotografie, il visitatore attraverso una tastiera si può spedire sul cellulare o sul computer. Praticamente buonissima parte di questo museo il visitatore se la può spedire con una mail a casa, immagini e testi completi. Ci sono piastrelle che, schiacciando una piastrella, ti racconta l'evoluzione del design, degli spessori, dello stile. Delle vetrine con computer, con schermi trasparenti dove scorrono immagini filmate, poi si compaiono degli oggetti legati appunto alla storia della ceramica, così come gli strumenti che sono presenti. C'è la Kinect, un altro strumento multimediale, il visitatore col braccio sceglie dai capitoli che sono proiettati sulla parete, il lavoro, le donne, i diritti, la salute, l'ambiente, sceglie l'argomento, può far parlare un protagonista, ascoltare una breve testimonianza e poi scegliere altri parti di questo sommario. E soprattutto il visitatore diventa davvero visitatore. Ci sono 5 cartellini, proprio come erano i cartellini marca tempo, con 5 personaggi: un'operaia trasferita, un imprenditore, un sindacalista, un venditore e un apprendista. Inserendo questo tesserino magnetico, con il suo video c'è la signorina che ti riceve alla reception, ti riconoscono in quanto operaio, sindacalista, e anche gli addetti sulla linea, sui punti principali della linea di produzione ceramica, inserendo il tuo cartellino, ti riconoscono e dialogano con te. Operai, sindacalisti, imprenditori in diverse epoche e in diverse epoche storiche. Un telefono a gettoni passa vicino, lo invita a lasciare la sua testimonianza. E abbiamo raccolto in questo modo delle nuove testimonianze davvero interessanti, sia di persone, di operai, di manodopera, di addetti, anche di figli, nipoti, di persone che hanno lavorato in ceramica. Tutto questo materiale viene registrato, l'abbiamo trascritto e lo abbiamo trasferito sui tavoli touch, negli apparati multimediali. Caratteristica di questo museo è davvero di essere aperto. È un museo aperto perché, come su un computer, può essere continuamente inserito nuovi testi, nuove immagini, nuovi
nuovi filmati. E infatti di recente, da 5 giorni, è stata aperta una nuova sezione, Se con il fuoco, con fotografie di una fotografa reggiana molto brava, Paola De Pietri, e anche questo ti ha dato modo di inserire nuove testimonianze e nuove immagini. Quindi sì, è un museo che rimane aperto, che vuole continuare a documentare, a raccontare la storia degli uomini e delle donne appunto del distretto modenese reggiano. In più, un anno d'opera è collegato con gli altri musei della ceramica presenti sul territorio, come Museo Marca Corona, che racconta la storia della prima ceramica che è sorta da un'impresa di ceramiche artigianali, la ceramica Rubiani, che è diventata Marca Corona, con la raccolta che presso Confindustria Ceramica. In particolare ultimamente fa parte anche della rete di Ceramic Land, che è il tentativo di creare un turismo culturale industriale, portando appunto i visitatori a conoscere sia l'industria ceramica che le offerte culturali del territorio. All'interno di questa offerta manodopera sicuramente un ruolo importante per continuare a restare attivo e a raccontare la storia di un territorio, la storia del lavoro, dei prodotti, come è cambiato il lavoro, cambiando le tecnologie, i prodotti, ma anche come è cambiato il territorio dal punto di vista fisico, ambientale, sociale. C'è stata moltissima immigrazione, quindi sono cambiata l'antropologia, la composizione, i cinque perfetto. Chiamo Elena Collacini.